L'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ha sede a New York, mostra sempre di più di essere un organismo prestigioso soprattutto nel nome. Il suo segretario, Ban Ki-moon, ha dimostrato a tutto il mondo, quasi lo grida, vantandosene, di essere un fantoccio in mano agli Stati Uniti. Non che non applichi le risoluzioni dell'ONU, intendiamoci, anzi è piuttosto puntiglioso. Le applica, meno che nei confronti dello Stato di Israele, considerato intoccabile. E mentre lui non fa nulla per imporre un minimo di rigore allo Stato di Israele, i mezzi di informazione mondiale tacciono, governati o ispirati dalle grandi centrali disinformative statunitensi. Ora Ban Ki-moon ha superato se stesso dimostrando ampiamente di essere al servizio dei suoi padroni, perché è stato incaricato di formare una commissione di 4 persone in grado di indagare sul criminale assalto alla flottiglia della pace che è costato 9 vittime e un numero ragguardevole di feriti. Bene, di questi 4 elementi, 3 sono di osservanza filoamericana, statunitense. Il quarto, buona grazia, un turco. Ma non basta. Di questi 3 elementi filo israeliani, filo statunitensi, uno si chiama Alvaro Uribe, cioè l'ex presidente della Colombia, eletto 2 volte, sospettato di narcotraffico, di corruzione, è quello che ha dato il via all'esercito, che ha ucciso migliaia di civili, seppelliti poi in fosse comuni, civili dissenzienti. Questo Alvaro Uribe è pure legato strettamente al Mossad israeliano. Prima di lasciare il potere, la Colombia, visto che non poteva presentarsi il presidente una terza volta, ha concesso agli Stati Uniti i terreni per impiantare ben 7 basi militari, che si aggiungono a quella strappata dagli USA al Costa Rica, facendo dormire sonni tranquilli al Pentagono, perché il Venezuela così è completamente accerchiato. Ecco, ditemi voi se una commissione d'inchiesta con questi elementi al suo interno sarà mai in grado di dire la verità su ciò che è successo alla flottiglia della pace. Oh, 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 oh,